Barbara e Christian, questa volta vi chiamo io. Hai chiamato voi? Grazie, sì, Maria, sì. Grazie Maria, no, per accettiamo l'invito. Non ci avevamo voglia però stavolta. Cioè, stavolta però, non ci andava anche se noi. Dice grazie Maria, grazie Maria, abbiamo accettato l'invito. Si sente sempre questo intercalare lombardo, milanese. Si sente, questo accento. È vero, si sente. Perché ho la E un pochino chiusa. Dai, mettiti più al centro. Però sono arrivata qua per amore, quindi voglio dire, ho fatto un grande passo in avanti. Ma chi t'ha fatto passo? No, perché l'hai fatto? No, io mi domando sempre. No, che poi a me in realtà manca Milano. Che se ne dica? E tornaci, se ti manca ritorni. Vabbè, tra un po' ci tornerò. Adesso non si può, adesso... ci tornerò, perché a Milano, allora, è vero che da quando sono arrivata a Roma, ammetto che Roma è più solare, è più allegra. Milano è un pochino più grigia, io lo ammetto. Un pochino più grigia? È un pochino, non è che... Allora, voi pensate che a Milano i girasoli girano a vuoto? Dicendo vai, tanto il sole non c'è, gira che tanto prima o poi io faccio abbonamento al solario, non me la faccio più. No, a Milano. Io allora, mi butto i crisantemi, dice uno a quell'altro, perché non c'è mai, io il sole non l'ho mai visto a Milano, veramente. Ma perché tu, vabbè, a parte viene pochissimo, però Milano è bella, veramente, ve lo assicuro. Poi è vero che d'inverno c'è la nebbia, tutto quello che. Meno male che c'è la nebbia, perché hanno salsa nebbia, non c'è niente da vedere. Che cosa? Però poi d'estate si risveglia a Milano, diventa bella. Cioè, anche Milano ha le sue bellezze, anche a Milano abbiamo le ranocchiette che gracchiano le linee fossili. Ce l'abbiamo anche noi, quelle. Poi abbiamo che ne so, le lucciole in mezzo ai campi. Noi sulla Salaria c'abbiamo, cioè, no, stanno anche là, cioè, poi abbiamo che ne so, gli uccellini che ci vengono a svegliare con il cinguettio la mattina. Non sono cioè, amici, sono zanzare, non è un luogo comune. A Milano ci sono zanzare enormi, grossissime, sì, infatti bene. Anche lo stadio, come si chiama? Zanziro. È pieno di zanzare, no, veramente, si sono enormi. Si chiama San Siro, no, San Siro. Io ho visto zanzare a Milano così grosse che si vedete una ciabatta, se la misurano. Dice, no, questo è 35, te la ritiro indietro, perché sono grandi, no, veramente. No, non è vero. Allora, io queste zanzare, sinceramente, giganti, ve lo dico, non le ho mai viste. Infatti, e poi a lei non le hanno neanche mai a punta. A me non mi hanno neanche mai punta. Perché mai. Una zanzara così grande, a una così magra, il sangue glielo finisce. Okay. Infatti, la notte le zanzare muoiono a me o vanno a lei, perché dice, che fai? Come fai a succhiare poi il sangue? Le zanzare milanesi ancora volano, ragazzi, volano, pungono all'altezza uomo, cioè bisogna vederle, fanno così, uè, se vado a pungere il papi, poi pungo la mami e volano. Noi a Roma invece non ce l'abbiamo più, noi abbiamo la zanzara tigre, che non vola più, ci avete fatto caso, no. Sta bassa perché la zanzara tigre è romana e non vola, cammina. Cammina, poi noi andiamo in giro d'estate con questi pantaloni al pinocchietto, dice questa, dice, sai com'è, lo succhi all'up dance il sangue a questa. Invece la zanzara milanese ancora vola. Perché c'ha voglia di volare a Roma, manca la zanzara, c'ha voglia di fare niente. Loro fanno troppe cose poi a Milano. Milano è bella, per esempio anche il sindaco, vedendo che Milano è un pochino grigia, cosa ha pensato di fare? Ha detto, facciamo diventare Milano più verde, mettiamo le palme in Piazza Duomo, dai, le rendiamo esotica. Il sindaco nostro cosa ha detto? Ha detto, di verde ce n'abbiamo troppo, ci mettiamo le pecore, così le pecore si mangiano il verde. Qualcuno sindaco, però le pecore mangiano basso. Esatto. Noi abbiamo un altro problema, abbiamo gli alberi con le fronde che coprono i semafori, cioè, bene, ci metteremo le giraffe che ci arrivano a mangiare. Poi abbiamo anche altri problemi, abbiamo tanta immondizia, ci metteremo i gabbiani. I gabbiani. È vero. Mo a Roma Nord ci stanno i cinghiali, ci ha messo le pappardelle, ci ha messo. Paola, ma ti rendi conto cosa dice? Cioè, no, ma non è vero, Milano è bellissima. Tu l'hai vista, Paola, Milano, vero? Sì, mi piace molto. Beh, capitale della moda, insomma, dai. Però dai, le pappardelle con i cinghiali, dai. Le pappardelle. Ma guarda, cioè, poi, ma le scarpe, fate giusto al volo un'inquadratura su queste scarpe. Cioè, vogliamo parlarne? Che sono questi alettoni laterali? Queste, così quando io ogni tanto, cosa? Quando vado via esco dalla finestra. Lo lancio io, lo lancio. Quando sono a casa dell'amante, io, capito, mi lancio. Perché c'ho pure l'amante, vogliamo parlarne. Sì, vai a metterti un paio di scarpe decenti, andiamo, dai. Andiamo, vieni. Bravi. Insieme a te. Bravi, Maria, io esco. Bravi. Ci sto più.